Che emozione è, ragazzi? Incredibile. Loro non vedono cosa abbiamo davanti. Meno male. Uno studio. Bene, ragazzi, qui noi bentornati in questo nuovo fottuto incredibile video. Scoppiettante. Fottuto video. Siamo. Me la godo anche. No. Siamo per la prima volta nel Me la godo office. Cazzo. L'ufficio di Me la godo, che vedrete magari nei prossimi mesi. Anni. Capirete un po' questa location, come la stiamo costruendo per trovarci poi quando siamo di persona. Facciamo oggi un gioco. Che gioco però? Un gioco famoso. Caratteristico. Celeberrimo. Che abbiamo detto. Incredibile. Iconico. Perché no? Facciamo il gioco della scossa, quello dell'eredità. Facile, però noi l'abbiamo personalizzato a nostro modo. Adesso siamo low budget, quindi sì, molto low budget, e senza la scossa. Però possiamo fare il collare. Abbiamo le grafiche, le grafichine che faremo, che farò. Abbiamo le grafiche. Che farò. Fate rollare le grafiche. Ci manca la valletta. La valletta la troveremo, insomma, quando avremo un po' più di soldi. Okay. Possibilmente nuda. Sì. Guardato prima per la valletta. Tu hai detto possibilmente nudo. Meglio di no. Ognuno avrà la sua tematica. Io ho fatto delle domande di natura calcistica. Lui ha fatto domande di natura di youtubica. Io parlo di fascismo. E lui parla. No. E lui parlerà di film. Cinema. Ci sarà una domanda, una sentenza che prevederà una risposta. La persona che la farà però darà 8 risposte. Gli altri due dovranno dire tutte quelle che non sono la risposta corretta, lasciando quindi quella giusta per ultima. Questa è facile. Non è vero per un cazzo. Allora, la domanda è: quale dei seguenti calciatori, che poi potrete vedere, ha ricevuto più espulsioni in carriera? Paolo Montero, Muntari, il buon Sulley, Francesco Totti, Kin. Qui posso sapere quello che ho eliminato qual era? Era un altro in più, però ho detto questo qua non lo conosce De Luca. Vabbè, ma dillo, che cazzo vuol dire? Di Biagio. Ok, vai. Sergio Ramos, Felipe Melo. Cazzo, è difficile. Marco Materazzi. Vabbè. O Yap Stam. Cazzo, sono tutti dei criminali. Capito? Gente che comunque. Chi di questi ha ricevuto più espulsioni? Vabbè, parte lui perché. No, parti tu. Hai perso. Parto io perché sì. Ho perso. Non, dovete dirmi tutti quelli che non sono quello che ne ha ricevuto di ma più. Ma non c'è tipo un aiuto. No, non puoi guardarmi con occhi dolci se vuoi, non lo so. Io sono sicuro che la canna la prima. Al primo lo sbaglio, lo so. Madonna, su 8 guarda che hanno preso. Ah, fidati, ce la fai. Alcuni mi sembrano troppo ovvi, perché alcuni li conosco. Sono tutti dei macellai. Perché sì, ho capito. Tanto Totti che è Totti un po' di meno. Carcetta, Balotelli. Diciamo che molti sono difensori, quindi facevano i fallacci. Però espulsioni per reazione. Allora parto con Felipe Melo. Ti prego. L'hai detto? Sì. No, non è vero. Sei salvo. Ah, ma mica, ma sì, mette la tensione. Te la sai, Dani? Io andrei sull'ovvio, perché non penso che il buon capitano Occhio. Abbia preso più espulsioni tipo di Yap Stam o di Marco Materazzi. Quindi io dirò Totti. Ti dirò di poco. Ma sei salvo. Ma yes. Di poco cosa vuol dire? Cioè, di poco che un po' di espulsioni le ha avute per fare a guerra con molti di questi criminali. Ne mancano 6. Io non so perché, ma ho un qualcosa che mi porta su Materazzi e Muntari. Non so perché. Come non. Sì, chiaramente, certo. Chiaramente. Io ti direi sulle Muntari. Di poco? Di poco? Ma forse è sbagliato. Sei salvo. Madonna. Cazzo, si fa dura qui. Porca e mo ne mancano 5, fra. Ah, si fa dura, cazzo. Adesso siamo rimasti con dei fabbri. Boh, a spanne, considerando che sono praticamente tutti difensori, no? Montero c'è il difensore, sì, c'è il difensore. Montero, sì. È un gran difensore. L'unico che non è un difensore è il buon Kin. Anche se anche lui ha avuto delle. Ma Kin è leggendario in BPL, per spaccare la gente. Appunto. Però Kin, ti dico Kin. Kin. Di poco, Ma tutti di poco? Ma sei salvo. Va che se la giocano molti. Io. Guardali in faccia. Io lo vedo. E ti dico Materazzi. Per te Materazzi ha preso meno espulsioni di qualcuno che c'è lì ancora lì dentro tra i di 4. Di Stam, Ramos e o Montero? La tua risposta definitiva. E lo è. Lo è. Ragazzi, qua ma non mi aspettavo questa bagarre finale. Ragazzi, assumetelo. Stam, Sergio Ramos, Paolo Montero. Allora, qua bisogna. Qui il trucco non è andare ad esclusione. Qui il trucco è sceglierne uno e dire gli altri. E dire tutti gli altri. Effettivamente si potrebbe. Ma infatti è quello che stavo facendo io sin dall'inizio. Quindi adesso io ti dirò Sergio Ramos. È la tua risposta definitiva.
per te Sergio Ramos ha preso meno Rossi di Stam e O Montero. Stai lasciando con un 50-50 dopo? Di poco? Ma sono salvo. Ma hai perso. No, come ho perso? Pensavo fosse Montero. No, secondo è Montero. Cioè, di questi qua. Il secondo è Montero. Montero è il più espulso della Serie A. Però Ramos ha appena battuto il record della Liga. Appena? Perché si è fatto buttare fuori un'altra volta. Figlio di puttana. Cazzo, ho perso con De Luca. De Luca, non sapendo un cazzo di calcio, comunque. No, non so un cazzo, va bene. Bene, è arrivato il mio turno. YouTubico. YouTubico. Si parla di YouTube. Quale di questi YouTuber, tra l'altro avevo scritto YouTuber male, ha doppiato un personaggio di un videogioco nella versione italiana? Frafrog, I Pantellas, De Carli, Greta Minchi, Richard HTT, Kokeshi, Wilush o Lion? Parti tu, perché prima sono partito io. Pensa un po', Michelle, prima gliel'ho fatta leggere, ha indovinato subito. Sì. Cioè, lo sapeva. No, un po'. No, no, sta buon. Allora, quale di questi YouTuber ha doppiato un personaggio di un videogioco nella versione italiana? Sì. Allora, la butto lì, Kokeshi. Quindi secondo te Kokeshi non ha? No, non ancora forse. Allora, per poco. Ma sei salvo. De Luca, vada. Vado diretto su I Pantellas. Sicuro? Mm-hmm. È la tua scelta definitiva? Perché ci sono due, è possibile, no? La accendiamo. Anche tu di poco. Ma sei salvo. Ma sei salvo. Fra, io questa la perdo per forza, perché non ho la più pallida idea. Ma secondo me poi quando te lo dico lo sai. Greta ha fatto un film, ha doppiato cose probabilmente. Non ho la più pallida idea. Dai, ce n'hai ancora ben Richard 6. HTT. Cazzo, con quale sicurezza te l'ha detto? Ti sei salvato. Per poco. Per poco? No. Salvo? Salvo. Ti direi Fra Frog. Fra Frog, la grande disegnatrice, pensa un po'. Taratara. Non ha doppiato niente. No! Ho detto, ne hai messi tutte e due, uno dei due sarà quello, no? Vai, Geron. No, sono rimasti. Geron. Ne sono rimasti quattro. Allora, Leonardo De Carli può averlo fatto. Greta potrebbe averlo fatto perché ha già doppiato qualcos'altro. No, Wilbush, voce radiofonica, potrebbe tranquillamente averlo fatto. Lion per la sezione Kids. Andate in extra beat comunque prima, ha dato tipo 12. Esatto. Sì, sì, velocissimo. 20 millisecondi. Madonna che ansia. Wilbush. Wilbush ha fatto molte cose con la voce. Ma non ha doppiato un videogioco. Non ha doppiato un videogioco? No, sei salvo. Sì. Ah. Lion. Sei salvo. Sei. No, fra! Sì. No, fra! Sì. È rimasta la scelta finale. Se sbaglio ha vinto lui, se la dico giusta è rimasto quello che è vero, ho vinto io. Ti faccio questo ragionamento. Vai, fammelo. Ti dico che tra i due, in un videogioco specifico, vedo meglio per me la voce di Leonardo e anche per il fatto che comunque Leonardo a videogiochi ci gioca. Quindi potrebbe anche aver più senso che lo chiamino per doppiare un videogioco. Beh, che la ha Menchi... senso come ragionamento. Il tuo nome adesso è la Menchi. Menchi. Quindi secondo te la Menchi non lo ha fatto. No. Ma pensa un po'. L'ha fatto. L'ha fatto. Ratchet & Clank. Ratchet & Clank. E lo sapevo pure si sarebbe. Ratchet & Clank. Merda. No! Si suicida. Cazzo all'ultimo. L'ha Michelle, fatto. Potevi suggerire, no? Non hai guardato da questa parte. Hai ragione. Ma stavi suggerendo? No, perché non guardava di qua. De Luca 2-0. Ma è un mostro. Sì. Senza far niente, comunque, perché hanno sbagliato. Sbagliano gli altri e lui vince. Quale tra questi attori soffre di coulrofobia, paura dei clown? Come cazzo lo faccio a sapere, fra? Emma Stone, Ryan Gosling, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Johnny Depp, John Legend, Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston. Io la Lawrence me la farei un botto comunque, ragazzi. Mi farei un botto comunque... Leonardo anche DiCaprio. Anche Leonardo Aniston. DiCaprio. Anche Emma Stone. Anche Leonardo DiCaprio. John Legend. È un cantante? No, ha fatto dei film e hanno specifico che ha partecipato. John Legend. Cambio. No, vabbè. Ok. Inizierò io. Partirò io. John Legend. Io con John Legend. Il trigger. Vabbè, va bene. Tanto erano 8. Vabbè, John Legend. Legend l'abbiamo eliminato perché non è un attore, perché De Luca si è sputtanato da solo. Però Dread, ora parti pure te con il prossimo. È una merda. Allora, ha paura dei clown. Chi qui in mezzo non ha paura dei clown, sicuramente, senza alcun dubbio alcuno, è Tom Cruise. Non ha paura dei clown. Yes. Ha fatto questo riferimento che cazzo l'ha sbagliato la prima. Non ci vuole paura dei clown, Tom Cruise. Ha fatto Mission Impossible. Che dici, cazzo, Direi Johnny Depp, però non ho ancora detto. Ti dico Jennifer Lawrence perché mi piace troppo. Ed è la tua scelta definitiva? Sì. Potrebbe non essere lei.
non ha. Dai, ha combattuto gli Hunger Games, non può aver paura di un clown. Però ricordati che sono attori, recitano. Lo so, Fra. Certo. Sto scherzando ipoteticamente, sto pensandola in modo goliardico. Qui in mezzo c'è sicuramente gli appuri di clown, no? E non è John Legend. E non è John Legend. Non è John Legend. Grazie, Dani. Ma sicuramente chi non ha paura dei clown al 100%, perché qui stiamo parlando del 100%, mm-hmm, è sicuro, sicuro Ryan Gosling. Per poco, ma per poco, ma non è lui che ha paura dei clown. Ok. Scusami, De Carli. Perché la sconfitta di prima mi è pesata. Magari da bambino sei andato al circo tu e un clown ti ha sbattuto il pene sulla guancia e da lì hai paura dei peni e dei clown. E dei peni dei clown. Ho paura che sia o Johnny Depp o DiCaprio, dico Jennifer Aniston. È più facile che abbiano paura dei clown. Non ha paura dei clown. Ma vaffanculo, stupido. No, che se la fa giusta poi mi rimane ancora la doppia scelta a me. No, ragazzi, vi prego. Non ha paura dei clown. Stiamo parlando di attori anche incredibili. Johnny Depp. No, ti prego, non mi far andare un altro 50-50. Dimmi che è Johnny Depp che ha paura di sti cazzo di clown. Io avrei detto Emma Stone che ha paura. Gesù! È Johnny Depp. Porca madrasca. È lui. Io pure pensavo a Emma Stone. Evito quella del calcio. Videogiochi. Assolutamente. Nella stessa. È molto semplice questa, tanto sì, quanto sì, difficile. Qual è il videogioco più venduto di sempre? Fra? Super Mario Bros. Porca, ma questi giochi tu intendi? Tetris. Sì. Rainbow Six Siege. Pokémon rosso, verde, blu. GTA 5. Cazzo. Minecraft. No. Call of Duty Modern Warfare. Need for Speed Most Wanted. Ma tu questa hai cercato i best seller degli anni scorsi. La classifica su Wikipedia è ufficiale. Allora, devi vincerne una, Dredd. Allora, io ti dico così subito per toglierlo, così se, perché non credo che sia, ti dico Tetris. Sei sicuro? Sì, sono sicuro. Perché tu dici negli anni... No, secondo me non è Tetris. Ci fanno tuttora i campionati, me ne vado, eh. Me ne vado, me ne vado. Ci fanno tuttora i campionati. La porta è di là. Ma è Tetris! Ma come Tetris? Ma che vuol dire Tetris? Il più venduto della storia è Tetris. Io avrei detto o Tetris a 30 anni, o Super di, Mario. 40 anni di storia. Il gioco più giocato della vita. Adesso fanno ancora fanno, i tornei ad oggi. Ci fanno i tornei ancora, eh. Ho capito. Ma pensavo... No, cioè, pensavo che... Cioè, Most Wanted! Che ne so, ma te come l'hai messo? Cazzo, pensavo che avesse... Rainbow Six, porca puttana! Ma volevo togliere... Più di GTA Rainbow Six! No, l'ho detto quello. Questo è un punk rock gigante sulla faccia di Dredd. Io, per eliminare, direi Tetris. Niente, raga, per oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto, che le grafichine che ha fatto Delu vi siano piaciute. La vittoria verrà pagata con un carico di grafiche da fare. Che culo! La prossima volta impari a vincere. Vi rivedremo presto anche qua in ufficio con, certo, le varie live streaming, varie cose. Non far finta di allontanarti. Quanto siamo adulti, ci vediamo in ufficio. In ufficio, che raga. Oggi siamo in ufficio, è bellissimo. Iniziamo. Una win del genere, 4, arriverei a 40.000. 40.000 like. Beh, se ci arriviamo... Ripartiamo a stecca con i videozzi in ufficio, almeno, a fare porcate. Almeno ci aiutate a guadagnare un po' di più per prendere dei fogli e delle far finta di avere dei fogli professionali. Bella a tutti, ragazzi. Ciao. Bella. Bella. Bella.